Il lavoro che abbiamo fatto parte su una proposta della professoressa Bertotti insieme ai docenti di guida al tirocinio e questa proposta è il The World Café. Ci siamo ritrovati attorno ad un tavolo e davanti a questo caffè abbiamo discusso di quelli che erano i temi della povertà. Parlare davanti ad un caffè in generale ci è servito per creare uno spazio accogliente che ci ha permesso di esprimerci più liberamente e quindi ci ha fornito modo di condividere e confrontarci su quello che per noi è la povertà. Ci siamo concentrati in generale su due temi. Cos'è la povertà secondo noi e cosa potrebbero fare i servizi sociali per contrastarla. È stato molto difficile dare una definizione di povertà che fosse univoca, perché appunto la povertà ha molte facce e nel parlare sono emersi molti luoghi comuni che non ci aiutavano a definire, a dare una definizione chiara e precisa di povertà. Sono molte le forme emerse della povertà e questo ha reso ancora più difficile darne una definizione. Allo stesso modo la povertà può avere molteplici cause e quindi anche questo ha complicato il nostro lavoro ulteriormente. Quello che sono emerse invece sono molte immagini legate alla povertà, per questo in questa presentazione abbiamo preferito darvi delle immagini, dei flash. Allora, la povertà l'abbiamo pensata partendo da due termini. In primo luogo la povertà assoluta, che abbiamo inteso come una totale mancanza di risorse che permettano di soddisfare i bisogni primari. E poi la povertà relativa, che è quella più legata alla cultura e alla società in cui si vive e quindi è anche più difficile da quantificare e da comprendere. Per esempio ci siamo chiesti se può essere considerato povertà non avere un telefonino, non avere un computer. Quindi determinate cose che ci fanno apparire poveri agli occhi degli altri, ma che sono anche difficili da quantificare proprio a livello di servizi e da poter affrontare. In generale abbiamo individuato la povertà come una mancanza di risorse, differenti, quindi in primo luogo le risorse materiali, quindi la mancanza di denaro, la mancanza di cibo e la mancanza di un luogo dove vivere. Queste sono più legate a quello che è il concetto di povertà assoluta, potremmo dire a una vecchia povertà, quindi più legati agli standard proprio di vita. Mentre rispetto a quelle che potremmo definire nuove povertà abbiamo individuato una mancanza di risorse culturali, quindi una mancanza di istruzione, una mancanza di competenze che sappiamo in questo momento essere importantissime. Abbiamo pensato per esempio durante il periodo di crisi i nuovi disoccupati magari di una fascia d'età piuttosto avanzata che non hanno competenze che gli permettano poi di riciclarsi in nuovi lavori e una mancanza di capacità che abbiamo inteso come una capacità di muoversi tra quelli che sono i servizi, tra quelli che sono le offerte, ma anche una capacità nella vita quotidiana, nel destreggiarsi in questo mondo veloce e che ci chiede di essere sempre aggiornati e sempre attenti. E in ultima battuta, ma non meno importante, una povertà relazionale legata proprio a un concetto di solitudine, quindi una mancanza di famiglia, una mancanza di amici e soprattutto la mancanza di un qualsiasi tipo di sostegno e che rendono una persona povera perché è sola. Allora, altro tema su cui abbiamo riflettuto è il fatto che la povertà può variare a seconda della fase storica che si sta vivendo, quindi ad esempio in questo momento caratterizzato da una forte crisi possiamo dire che c'è una povertà in generale più diffusa. E poi può variare anche a seconda della fase vissuta dal singolo, quindi in un momento una persona può essere povera e trovare poi le risorse per uscirne o viceversa. Quindi in generale ci siamo detti che nessuno è escluso dalla povertà,
sia per questa caratteristica storica che per questa caratteristica di vita. Altro tema che è emerso molto fortemente è che la povertà è un circolo vizioso, quindi povertà, mancanza, chiama spesso nuove mancanze, e questo rende molto difficile, soprattutto per gli operatori, riuscire ad aiutare il singolo che si rivolge a noi con questi problemi. Come ultima immagine vi lanciamo quella del domino, che rende secondo noi un'idea di complessità, e vi lancio anche un po' uno stimolo. Parlare di povertà vuol dire considerare tanti aspetti differenti e tantissime facce, e anche tante cause che, come il domino, sono messe in fila a catena. Questo fa sì che anche gli interventi debbano avere una complessità, ma noi che siamo ancora studenti ci siamo spesso chiesti in questo momento come si fa a progettare degli interventi complessi senza che si ricada nel puro assistenzialismo. Grazie. Allora, come ha anticipato Valentina, l'altra parte del nostro lavoro si è concentrata più che altro su che cosa possa fare l'assistente sociale di fronte alla povertà. E, diciamo che questo è un ruolo che evoca dubbi, preoccupazioni, l'abbiamo visto anche all'inizio di questo convegno, ma anche idee, speranze, che secondo noi sono ben riassumibili in questa frase. Dice: dai un pesce ad un uomo e lo sfamerai per un giorno, insegnagli a pescare e lo sfamerai per una vita. Si tratta di un antico proverbio cinese che parla di una privazione, di una povertà economica, ma non solo economica, e parla di autodeterminazione, riscoperta di sé e anche di una guida che si può dare in questo percorso. Ed è proprio da qui che deve partire l'assistente sociale, di fronte ad una scelta. La scelta di identificare il problema con la sola deprivazione economica e tamponarlo con un contributo, che molto spesso appunto non è risolutivo, oppure considerare la povertà una condizione complessa, a fronte dei discorsi di cui parlava Valentina, nel fatto che è difficile darle una fisionomia, e quindi, per farvi fronte, trovare altre strade. Questo anche perché risolvere la povertà con un contributo economico significa far fronte alla carenza di risorse affrontando il problema della loro redistribuzione e nello stesso tempo incorrere nel rischio di creare dipendenza dai servizi, cronicizzando il problema e quindi inficiando troppo spesso l'autodeterminazione dell'individuo. Viceversa, trovare altre strade significa cercare e riscoprire risorse che non sono solamente economiche. E quindi, in questo senso, l'assistente sociale si pone come promotore di relazioni, solidarietà e cittadinanza attiva, come creatore di una rete di servizi che siano presenti sul territorio e che siano ad essi rivolto, e come attivatore del capitale umano delle persone. Allora, cosa significa concretamente per noi promuovere relazioni, solidarietà e cittadinanza attiva? Significa fondamentalmente condividere delle competenze, competenze che, come diceva Valentina, sono competenze non assolute ma contestuali, competenze di tutti i giorni. Inoltre significa, noi abbiamo individuato in particolar modo self-help, perché a maggior ragione è una situazione in cui è difficile identificare che cosa è la povertà, che cosa è la privazione, e riteniamo che sia opportuno e che la risposta più opportuna possa essere data all'interno di un luogo in cui delle persone che vivono quella privazione, vivono quella povertà, possono mettere in condivisione la loro esperienza. E soprattutto tutto ciò significa creare legami, riscoprire anche legami, quindi legami familiari, legami di parentela, legami solidali, di comunità, legami di appartenenza, perché l'appartenenza fa sentire meno soli e molto spesso l'isolamento è una condizione che attorna le persone povere. Quindi, rispetto a tutto questo però, promuovere relazioni, solidarietà e cittadinanza attiva in una società sempre più individualista e materialista, tra l'altro colpita da una profonda crisi economica, come l'assistente sociale può riuscirci? Attivare una rete di servizi presenti e attenti alle richieste e ai bisogni del territorio. Questo cosa significa? Diciamo che è emerso una frase che riteniamo particolarmente significativa: agire locale, pensare globale. Cosa significa? Significa essere attenti al territorio, agire sul territorio, ma pensare
l'individuo nella sua globalità, i destinatari nella loro globalità, quindi a dispetto della razza, della provenienza, dell'età, del sesso, e significa pensare globale nel senso più ampio del termine, cioè dare uno sguardo su tutto il mondo. Questo perché non solo per avere sempre chiaro che cos'è la povertà, ma anche per carpire quei mezzi che vengono messi in atto nel resto del mondo per farvi fronte e imparare da essi. Inoltre, attivare una rete di servizi presenti e attenti alle richieste e ai bisogni del territorio significa dare un'immagine attiva e utile dei servizi, perché se non vogliamo essere strumentalizzati come meri erogatori di contributi economici, bisogna anche agire in questo senso e quindi essere in prima linea per aprire queste nuove strade, aprire questi nuovi percorsi. Infine, ci vogliamo chiedere rispetto a questo che spazi ha o può prendersi l'assistente sociale rispetto ai decisori pubblici e che mezzi ha dal suo ufficio nel suo piccolo per far sentire la sua voce a livello internazionale, se è così che è tenuta a pensare. Infine, attivare processi di scoperta del capitale umano significa supporto a riscoprirlo, consapevoli che sotto la superficie c'è un mondo inesplorato e spesso pieno di risorse. Quindi, attivando processi di empowerment, queste risorse sommerse possono venire fuori, crescere e dare un contributo attivo all'individuo per uscire dalla sua condizione. D'altra parte, di fronte ad una deprivazione economica importante, a fronte anche di una crisi molto forte, non che investe non solo la persona ma le persone che ad essa dipendono, come può far sì che accada l'assistente sociale? Diciamo, come può rispondere a una persona che gli dice che non arriva alla fine del mese dicendogli semplicemente che ci sono delle risorse che può riscoprire per uscire da questa situazione? Diciamo che la risposta condivisa che ci siamo date, anche per il semplice fatto che ci abbiamo lavorato, è il fatto che innanzitutto l'assistente sociale può fare una cosa fondamentale, ovvero credere che una vita dignitosa è un diritto assoluto di ogni essere umano, che essere poveri è una condizione che può essere cambiata e le risorse per farlo, o comunque per imparare a farlo, le ha la persona stessa, e che nessuna povertà, di qualunque tipo sia, è superflua o trascurabile. Bene, grazie mille. Ricordo che gli studenti del terzo anno hanno prodotto questo lavoro dopo questa sperimentazione didattica della The World Café, il cui esito sono delle tovaglie di carta colorate e disegnate, che sono quelle che avete visto, potete vedere fuori, sono 8 tavoli, hanno disegnato sulle tovaglie. E intanto accogliamo la... Il terzo, il primo della Progest, giusto? Secondo, sorry. Buongiorno a tutti. Io presenterò il contributo degli studenti Progest, quindi della laurea magistrale. Abbiamo elaborato alcune riflessioni, più che altro ci siamo poste molte questioni, molte domande attorno al tema della povertà e il servizio sociale all'interno del corso Servizio Sociale in Europa tenuto dalla professoressa Campanini. Allora, per iniziare a darci un vocabolario comune, abbiamo pensato di riproporre la definizione dell'International Federation of Social Workers, che è un po' l'attore che parteciperà a questo grande convegno a Hong Kong. La riproponiamo per farne un tesoro comune e soprattutto in quanto è molto ricca e sfaccettata. La povertà viene definita come una condizione umana caratterizzata dalla prolungata o cronica privazione di risorse, ma anche capacità, scelte, sicurezza e potere, necessarie per il godimento di un adeguato standard di vita e di altri diritti civili, culturali, economici, politici e sociali. Detto questo, come il servizio sociale si pone nella lotta alla povertà?
riprenderò alcuni elementi che altri relatori hanno citato prima di me. Quello che come Progest e anche rispetto agli stimoli che abbiamo nel corso di laurea magistrale ci sembra importante è una prospettiva bifocale che sia necessariamente locale e globale. In che senso? Locale nel senso che l'intervento proprio del social work è per e con i singoli e gruppi e il territorio e quindi è in qualche modo diretto a contatto, in prima linea potremmo dire, accogliere le sofferenze che sono private ma che sono qualcosa di pubblico, perché la povertà è un problema collettivo che deve essere messo in agenda. Pertanto è la dimensione politica, proprio intesa in questo senso, sono le dimensioni delle strutture sociali, dei cambiamenti sociali che a noi come operatori devono interessare e dobbiamo tenere dentro entrambi la prospettiva locale e globale per poter realisticamente promuovere la giustizia sociale, quindi assolvere il compito delle politiche sociali che è quello redistributivo. Proprio a questo proposito, se la slide di prima proponeva un po' l'ideale del lavoro sociale, abbiamo voluto provocare con questa slide che ci presenta il paradosso e l'inconsapevolezza dei nostri servizi sociali, posti in prima linea, talmente in prima linea che spesso non si ha modo di maturare una consapevolezza attorno ai processi che generano e mantengono la povertà, nonché a riflettere attorno a come lo schema, il modello di welfare state entro cui operiamo, ci influenzi direttamente nel rapporto con la nostra utenza. E il paradosso si palesa nell'assenza in agenda di ricerca, ma anche in ambito di formazione e anche nella politica del servizio sociale del tema della povertà, che paradossalmente è in prima linea ma è assente. Altra riflessione è, un po' riprendendo anche i contributi di prima, come la povertà ad oggi stia cambiando. Non voglio tediarvi molto, vi dirò solamente che appunto l'attenzione bifocale di cui ho parlato sarà tanto più importante quanto più investe trasversalmente tutte la cittadinanza, con nuovi rischi legati al mercato del lavoro, alle strutture familiari, alla presenza di nuovi migranti e quindi come la povertà non sia solo degli esclusi ma anche sempre più degli inclusi, di quelli che venivano considerati abili e quindi nuovi poveri, poveri abili. A tal punto diciamo che è necessario forse ridefinire il tema della povertà sul piano cognitivo, sul piano potremmo dire anche valoriale, perché no, morale, che cos'è la povertà, chi sono gli inclusi e gli esclusi. E nonché sulla base di questa riflessione a monte definire quali sono gli approcci di politica sociale, quindi le policy che mettiamo in atto e da queste come vengono implementate gli strumenti, i dispositivi che in maniera molto molto tecnica ma molto politica agiscono nei servizi. Molto interessante è stato, anche se un'esperienza troppo breve, esaminare all'interno dei documenti, qua manca un pezzo della slide, ma la ripeterò io, all'interno di questi due documenti come il servizio sociale, se ha un ruolo il servizio sociale. Bene, adesso non viene attribuito alcun ruolo specifico, se non citato tra gli erogatori, quindi proprio in fondo come produttore. Ancora di più è stato interessante nell'atto di indirizzo italiano per l'anno 2009 l'individuazione del governo attuale di quali le priorità politiche di contrasto alla povertà. Ecco che il baluardo diventa la social card, questa carta acquisti di cui tutti abbiamo sentito parlare e abbiamo anche ascoltato i paradossi, e la grande domanda è come uno strumento individuale che va a essere un correttivo al singolo possa affrontare, essere appunto un mezzo di lotta alla povertà, soprattutto tenendo conto che i finanziamenti hanno eroso quelli che sono i finanziamenti dedicati all'ente locale e ai servizi sociali, quindi ai servizi di relazione direttamente con l'utenza in cui ci sono gli assistenti sociali che operano con metodo e tecniche. Le domande quindi che in conclusione ci siamo posti è se il servizio sociale
può essere un ambito di prima linea privilegiato, noi ci siamo chiesti, cioè è realisticamente un'antenna sociale, quale contributo possa dare all'osservazione della realtà e quindi alla definizione concettuale di povertà, ma anche alla ricerca empirica sui processi che generano e mantengono la povertà, alla costruzione di policy ad esse finalizzate e infine come possiamo realisticamente, ripropongo questa parola perché mi sembra veramente opportuna, l'obiettivo di giustizia sociale. Questo è quanto. Bene, grazie moltissimo di questi bellissimi contributi. E a questo punto bene si collocano le due relazioni che abbiamo pensato per questa prima sessione sulle immagini della povertà, la professoressa Daniela Gregori, dottore di servizio sociale dell'Università di Trieste, ci porterà un intervento in merito alle conseguenze della povertà sull'immagine di sé e le modalità di fronteggiamento ai problemi a esito della sua ricerca di dottorato attraverso interviste fatte alle persone. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì. E le riflessioni che vi propongo sono il frutto di un lavoro fatto per il dottorato di ricerca, ma anche di un'esperienza professionale che ho fatto proprio sul tema della povertà e delle azioni di contrasto alla povertà, perché ho avuto la fortuna di partecipare al gruppo di lavoro nella regione Friuli Venezia Giulia che ha seguito la sperimentazione di una misura particolare di contrasto alla povertà denominata reddito di base di cittadinanza. Allora, la mia relazione tratterà l'argomento della povertà su un particolare aspetto, cioè come la povertà può incidere sull'immagine di sé, della persona, e come questa immagine e questa percezione di sé può venire trasformata dall'esperienza di povertà e come questo anche incide sulle capacità di coping, di fronteggiamento della situazione da parte della persona. Perché ritengo utile proporre queste riflessioni? Perché secondo me l'assistente sociale che quando lavora con queste situazioni per l'assistente sociale è importante raccogliere tutta una serie di elementi e di conoscenza per comprendere meglio la situazione della persona e per predisporre un programma di intervento. Solitamente questi elementi di conoscenza riguardano quello che potremmo definire così elementi tra virgolette esterni, cioè la situazione di reddito, la situazione economica, la situazione rispetto alla salute alloggiativa, le reti relazionali. Ma è altrettanto importante, a mio parere, vedere quelle che sono le risorse interne della persona, cioè la percezione di sé e come la persona percepisce come il mondo la vede, come il contesto sociale la vede in questa nuova sua difficile e grave esperienza. Tutto questo perché risorse esterne e risorse interne ci aiutano poi a predisporre un programma di intervento il più adeguato possibile. Fatta questa premessa, la mia relazione quindi si articolerà in questo modo. Farò un breve cenno sulle caratteristiche della povertà, proporrò una riflessione sul tema povertà e reddito, ma puntando l'attenzione sul significato del denaro, sul significato simbolico del denaro, e farò cenno anche della correlazione povertà, rete relazionale e solitudine, per poi soffermarmi sul tema dell'immagine di sé e sulle modalità di coping. Allora, nella relazione precedente è stato detto che è molto difficile definire la povertà e che ci sono, perché la povertà ha mille volti. Infatti è un fenomeno che è molto complesso, è in crescita, l'abbiamo sentito anche questa mattina,
ha molteplici implicazioni e investe, coinvolge una fascia sempre più ampia di popolazione. Alcuni autori, per esempio come Negri, dicono che siamo in una società clessidra, perché è polarizzata: da una parte abbiamo ceti sociali ricchi, dall'altra parte ceti sociali poveri e nel mezzo una fascia di popolazione cosiddetta a rischio, cosiddetta vulnerabile, fascia di popolazione che si sta restringendo sempre di più perché aumenta proprio il percorso, il numero di famiglie che entrano in processi di povertà. E proviamo, più che definire la povertà, io vi propongo alcune parole chiave che possono così aiutarci a comprendere la povertà. Allora, la povertà è un fenomeno polisemico. Perché? Perché riguarda aspetti diversi, non solo esclusivamente economici. Tocca il problema della salute, tocca il problema della casa, tocca l'aspetto relazionale. È un fenomeno pervasivo perché si insinua nelle pieghe più deboli della vita della persona e ne contagia tutti gli aspetti dell'esistenza. Quindi tende a comprendere e avviluppare la persona nell'insieme della sua vita. È un fenomeno pervicace, persistente, perché nel momento in cui si entra in un percorso di povertà, la povertà tende a incistarsi e quindi è difficile riuscire a trovare un percorso di fuoriuscita da questa situazione. È un fenomeno diffuso, perché l'abbiamo visto, e coinvolge sempre più fasce di popolazione, ed è un fenomeno collettivo, perché non riguarda solo il singolo, ma ha ricadute sulla società nel suo insieme e anche sulla capacità della società di mobilitare le reti di solidarietà che vi sono presenti. E, secondo me, a mio parere, però la qualità più forte che ha la povertà è quello di essere trasformativa, perché trasforma in modo radicale l'esistenza della persona e trasforma in modo radicale anche il suo rapporto con il mondo e lo condiziona. È sparito tutto? No. Cliccato un'altra volta. Ecco, avevo cliccato piano. Allora, povertà e reddito. Noi sappiamo che il reddito è un elemento basilare, possedere del reddito è basilare per poter garantirci la sopravvivenza, ma non solo la sopravvivenza, anche una vita dignitosa, e quindi il reddito, il denaro, è un mezzo di sopravvivenza e anche un mezzo di scambio. Però con il denaro noi oggi affermiamo la nostra capacità di guadagno, la nostra capacità di reddito, la nostra capacità di consumo. E siamo in una società cosiddetta del rischio, una società individualizzata, una società del consumo, e dove il possesso di denaro è un modo anche per affermarsi socialmente. Voi direte che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, nel senso che da sempre chi ha un reddito consistente ha anche una certa immagine sociale e viceversa chi non ce l'ha ha un'altra immagine sociale. Però oggi il significato di possedere il denaro si è trasformato, e possedere denaro significa poter spendere, poter affermarsi come consumatori capaci, mutuando un po' Bauman. E questo, e notiamo anche che persone che si trovano in situazioni di povertà anche grave, spesso anche accade che spendono i pochi guadagni in beni assolutamente non necessari, perché c'è il bisogno di dimostrare che si riesce a condurre una vita alla stregua degli altri, c'è il bisogno di dimostrare che si è come gli altri. Simmel, a tale proposito, già all'inizio del Novecento parlava del concetto di spiritualizzazione del denaro, nel senso proprio per le rappresentazioni che questo
mezzo, questo strumento, questo bene ha e può assumere. E quindi per noi come assistenti sociali è importante cercare di capire che significato la persona attribuisce al denaro e come percepisce questo bene. E apro una piccola parentesi, tra l'altro il discorso del denaro come significato simbolico è importante se lo colleghiamo per esempio all'aumento, al ricorso sempre più frequente che le persone fanno anche a prestiti con finanziarie e con condizioni capestro che poi le costringono a fare ulteriori prestiti e queste famiglie entrano in un vortice senza fine proprio per poter non solo alcuni possono pensare che servono per rispondere ai bisogni primari e anche questo. Però questo ricorso all'indebitamento è anche legato al desiderio di poter mantenere uno stile di vita, magari uno stile di vita che si è perso, che si aveva e che si è perso. E tra l'altro tra le nuove dipendenze viene segnalata anche la dipendenza da shopping e da spesa. Allora, vediamo un altro tema che è stato accennato anche questa mattina, il tema del nesso tra povertà e rete relazionale. Allora, non ripeterò cose già dette, diciamo questo, che oltre che stare attenti sulla presenza e assenza di reti relazionali, dobbiamo anche stare attenti sulla densità, sull'intensità e sulla persistenza della rete. Perché sono delle caratteristiche che ci informano sia sul numero di nodi che la persona sui quali la persona può contare, ma anche sulla solidarietà di questi nodi, sulla solidità di questi nodi. Perché sempre di più osserviamo una fragilità relazionale, sia perché qui solo cenno la famiglia è più fragile, è più mobile, è in evoluzione continua, ma la fragilità delle reti è anche data dal fatto che l'ingresso nella povertà provoca un processo di autoisolamento della persona, ma anche, lasciatemi passare il termine, di eteroisolamento, nel senso che la persona da un lato si autoisola perché la povertà mobilita forti sentimenti di vergogna, e poi riprenderò anche questa riflessione, ma la povertà costringe la persona a cambiare il suo standard di vita e anche per questo viene isolata dal contesto relazionale. Ma non solo per questo, perché in qualche modo, in modo magari implicito, la povertà anche dell'altro fa paura, perché nell'altro noi ci possiamo anche specchiarsi. C'è quasi il timore di un contagio della povertà. Parlare più vicino al microfono. Sì. Allora, con l'ingresso nella povertà, noi la persona perde il suo ruolo sociale. Perde il suo ruolo sociale nel senso non solo sulla scena sociale, ma anche si modificano profondamente, si possono modificare profondamente le relazioni intrafamiliari. Infatti l'ingresso nella povertà può portare a una profonda trasformazione della rete dei rapporti intrafamiliari e sociali. Tra l'altro anche la fragilità della famiglia a poter sostenere il processo di povertà fa sì che questo abbia anche una ricaduta nel sistema assistenziale e negli interventi che il sistema stesso può mettere in atto. Questo magari sui riflessi sulla
sull'ambiente domestico, sulla rete urbana, se volete, se avremo tempo, le possiamo riprendere. Passiamo sul tema della percezione di sé. Dicevo prima che la povertà induce un sentimento di vergogna, perché induce, fa sì che la persona abbia una percezione di sé negativa, fallimentare, di incompiutezza, di incapacità. Questa percezione di sé negativa è anche legata non solo alla mutata condizione di vita, ma anche alla non possibilità della persona o al vissuto che la persona ha di non poter esprimere le proprie capacità e le proprie capacità di agency. E la situazione, però, la perdita di certezze che la persona vive è una perdita di certezze che influenza sia l'immagine pubblica che l'immagine privata della persona. Allora, la povertà induce questo senso di incompiutezza e di inadeguatezza. Ma l'altro aspetto che è importante è che la persona vive una sensazione di non controllabilità della situazione, e questo induce una sensazione, una percezione di destabilità e di profonda incertezza e di sensazione, di percezione di non riuscire a governare la situazione. Quindi si è in balia degli eventi. Ho detto prima che c'è una crisi dell'immagine, quindi privata della persona, ma anche dell'immagine pubblica della persona. E tutto questo fa sì che la povertà diventi un fatto pubblico e sotto gli occhi di tutti. E ritornando al discorso di cui avevo fatto cenno prima, dell'isolamento, proprio perché la povertà diventa un fatto pubblico, la mia inadeguatezza diventa pubblico, è una sollecitazione per la persona anche ad isolarsi, ad autoisolarsi, ma anche a venire isolata. E da qui anche il concetto di isolamento che gli studenti hanno proposto nella relazione precedente. Quindi tutti questi vissuti fanno sì che la percezione della persona è una percezione di sé come perdente. Quindi la permanenza in uno stato di povertà, in sintesi, possiamo dirlo che è condizionato da molteplici fattori, da risorse concrete che la persona oggettive che la persona o il contesto sociale può attivare, dalle risorse personali del soggetto, ma anche dalle aspettative sociali. Allora, a mio avviso, il permanere in un stato di povertà è anche condizionato dalle attese del contesto sociale nei confronti del povero. Tra l'altro questo lo affermava il già menzionato Simmel all'inizio del Novecento. Quindi la risposta sociale, quale risposta sociale, con quale modalità, con quali tempi, condizionano fortemente, sono fondamentali nel connotare la povertà e nel mettere in atto processi di etichettamento e di attribuzione di responsabilità. Quindi il pericolo sia per il sistema assistenziale che per noi come professionisti è che la povertà, pur se considerata come un processo, venga valutata anche a livello implicito come un processo per il quale non c'è ritorno, la cui conclusione è già nota ed è negativa. Questo vediamo. Allora, le modalità di fronteggiamento della povertà. Io vi propongo, nel lavoro di ricerca, ho costruito tre tipologie. E queste tre tipologie
fanno riferimento a, alla modalità di adattamento sociale elaborata proposta da Merton. Io li ho denominati questi tre gruppi come rassegnati, smarriti e tenaci, e ogni gruppo fa riferimento a una modalità di adattamento sociale diversa. E i rassegnati la rinuncia, gli smarriti quella ritualista e i tenaci la conformità. Vediamo chi sono i rassegnati. I rassegnati sono coloro che hanno messo in atto delle azioni di rinuncia all'azione, cioè sono persone che, come dice Merton, sono nella società ma non della società. E si sentono sconfitte e non riescono a sostenere le attese sociali, hanno magari provato a mettere in atto delle azioni di contrasto alla situazione, ma hanno percepito le loro forze inferiori rispetto alla gravità della situazione e quindi hanno scelto una modalità di adattamento sociale improntato alla rinuncia. Sono tendenzialmente delle persone passive che tendono a dipendere dal sistema assistenziale, vivono la propria situazione come ineluttabile e tendono ad attribuire la responsabilità della situazione a motivi esterni, vivono il presente perché il passato va dimenticato come viene vissuto come doloroso e il futuro non esiste, vivono l'oggi, utilizzano per lo più un linguaggio negativo. Il secondo gruppo è quello degli smarriti, che hanno la cui situazione li rende come se si fossero trasformati in una statua di sale, nel senso che hanno la consapevolezza di ciò che erano e hanno la consapevolezza di ciò che sono, hanno la consapevolezza di ciò che possedevano e di ciò che possiedono oggi e quindi avvertono in modo molto intenso e drammatico la distanza tra la situazione di ieri e la situazione di oggi. Tutto questo fa sì che queste persone siano in una situazione di profondo smarrimento e di profonda incertezza su quale percorso intraprendere. Sono per lo più in una situazione di attesa e si aspettano un aiuto esterno, ma un aiuto che li riesca a far riprendere il cammino. Il futuro il futuro non riescono a vederlo, è nebuloso e il passato è molto presente in queste persone. Sono persone che tendono a ricordare continuamente ciò che erano. Utilizzano un linguaggio dubitativo, forse, chissà, non so, e hanno una profonda necessità di essere sostenuti. E io richiamo l'attenzione su questo gruppo di persone perché sono le persone che rischiano di diventare dei rassegnati e che sono persone che, se sufficientemente supportate, possono procedere in modo autonomo. L'ultimo gruppo è quello dei tenaci, che sono persone che sono attive, che hanno una profonda motivazione di fuoriuscita dalla propria situazione, sono consapevoli delle proprie competenze e tendono e desiderano un rapporto con il sistema assistenziale ma non protratto nel tempo, sono propositivi e prefigurano il futuro, vedono il futuro come possibilità di cambiamento e utilizzano per lo più un linguaggio positivo. Concludo, ci sono due aspetti direi trasversali in tutto questo. Uno è il tema della fiducia e della sfiducia. In genere le persone che entrano in percorsi di povertà provano una profonda sfiducia verso se stessi, ma anche verso il sistema assistenziale, il sistema esperto, che viene considerato come non in grado di aiutarli. Però il tema della fiducia e sfiducia coinvolge anche il sistema assistenziale, per i motivi che dicevo prima. E altra riflessione è il discorso dell'intervento. Usualmente l'intervento che viene utilizzato per contrastare queste situazioni è l'intervento economico, senz'altro necessario perché bisogna rispondere anche ai bisogni fondamentali.
ma l'intervento economico non può, a mio avviso, avere sufficiente valore se non mediato attraverso la relazione sociale. E secondo me noi dobbiamo, come professionisti, dobbiamo valorizzare di più questo strumento della relazione sociale, perché attraverso la relazione sociale possiamo ripristinare il patto di fiducia con la persona. Grazie moltissimo a Daniela Gregori che ci ha presentato una sistematizzazione importante che orienta l'agire. Tra l'altro nell'intervento di Maria Grazia Guida della sessione successiva ci saranno delle interviste a ospiti della Casa della Carità dove potremo vedere proprio rappresentate questi elementi. Diamo la parola adesso a Enrica Morlicchio dell'Università di Studi di Napoli. Ha collaborato alla stesura del rapporto annuale sulla Commissione Nazionale di Indagine sull'esclusione sociale e ci parlerà delle risposte istituzionali alle trasformazioni delle condizioni di riproduzione sociale. Volevo però prima fare, intanto che si prepara, una annotazione organizzativa. Visto i tempi, abbiamo pensato di non fare l'intervallo, quindi vi chiediamo una pazienza, però se ovviamente se qualcuno ha bisogno eccetera fa individualmente si può andare adesso dopo questa relazione, faremo un cambio di tavolo, quindi quello può essere un momento, ma non usciamo tutti quanti perché sennò il quarto d'ora che avevamo pensato che deve essere 10 minuti diventano mezz'ora, quindi siete tantissimi, noi siamo molto contenti di questo successo, però questo vuol dire che dobbiamo fare, quindi è consentito uscire però con attenzione. L'altra comunicazione di servizio che colgo: gli studenti del terzo anno del mio corso devono scrivere la loro firma di presenza al tavolo lì all'ingresso, se non l'hanno già fatto, grazie. Prego. Io mi rivolgo soprattutto agli studenti, devo dire mettetevi nei panni di noi signore cinquantenni, ero venuta qua tutta fiera del mio PowerPoint che finalmente avevo costruito da sola, vantandomi delle mie abilità tecnologiche, invece mi sono dovuta confrontare con dei filmati veramente molto interessanti, anche delle presentazioni oltre che diciamo ben costruite, anche ricche di contenuti, e quindi faccio veramente i complimenti agli studenti che l'hanno preparato e ai docenti che li hanno guidati in questo lavoro. Ovviamente avendo poco tempo a disposizione io taglierò molto con l'accetta dei processi che sono molto più complessi e che quindi richiederebbero diciamo di entrare più nel merito delle affermazioni che farò, e quindi di questo mi scuso e vado subito appunto al messaggio, diciamo così, della mia presentazione. Il messaggio della mia presentazione è che i processi di impoverimento in corso, le traiettorie di impoverimento che abbiamo anche visto prima, vanno analizzate nel quadro dei cambiamenti delle condizioni di riproduzione sociale, perché altrimenti si perde un pezzo importante di questi processi e soprattutto le risposte che si danno a questi processi di impoverimento, come cercherò di mostrare, sono delle risposte insufficienti che diciamo tendono a girare quello che è il cuore veramente del problema, che è il fatto che noi ci troviamo di fronte ad una trasformazione epocale che è stata analizzata da tantissimi studiosi che adesso qui non citerò, ma anche per esempio da Enzo Mingione, che credo dopo parlerà dopo di me, cambiamenti che investono il modo di produzione, che investono i modelli familiari, che investono le forme di organizzazione urbana e quant'altro, e che diciamo possono essere molto sinteticamente riassunti sotto la forma della crisi del modello fordista, che non era solo un modello di organizzazione del lavoro ma era anche un modello di organizzazione sociale, no? Cioè, l'altra faccia del modello fordista, oltre diciamo alla produzione in serie, no? del famoso modello T della Ford, era la casalinga americana col grembiulino che stava a casa e aspettava il marito che tornava al lavoro, che però diciamo modello che si reggeva sul fatto che
il salario era un salario familiare, era un salario che consentiva questo tipo di divisione dei ruoli. E diciamo questa trasformazione epocale, questo passaggio da un modo diciamo produzione, da un modo di riproduzione sociale ad un altro a cui abbiamo, non siamo neanche in grado adesso di dare un nome, no? Tant'è vero che siamo sempre un po' il prefisso posto, no? Cioè post-industriale, post-fordista, che è caratterizzato comunque sostanzialmente da una destandardizzazione sia delle biografie individuali che anche dei percorsi occupazionali. Questo diciamo, passaggio epocale determina una situazione di forte incertezza economica che, stiamo bene attenti, non è quella che Ermanno Corrieri definiva, che è stato uno dei primi presidenti della Commissione Povertà, definiva la povertà del ragioniere in maniera ironica, che è la povertà in parte anche determinata dall'attuale crisi economica, che è una povertà che ha tempi più brevi diciamo, di rientro, ma è una situazione di insicurezza economica strutturale che diciamo, non può rientrare se non nell'arco diciamo, di almeno diciamo, un paio di anni e che quindi è meno legata alla congiuntura economica, ma più che fare appunto con queste trasformazioni strutturali. E quanto profonda sia questa condizione di insicurezza economica e quanto forti siano le assonanze tra la fase di trasformazione che stiamo vivendo attualmente e quella che aveva caratterizzato un'altra trasformazione epocale, cioè il passaggio dalla società tradizionale alla società industriale moderna, mi sembrava ben rappresentato appunto dalla veramente similitudine straordinaria tra un quadro famosissimo di Van Gogh che è Mangiatori di patate e questa immagine che ho tratto da un sito e che riguarda un interno di un'abitazione di un immigrato clandestino, diremmo noi, di una cittadina belga. Guardate veramente la similitudine tra le due situazioni, è impressionante, no? C'è dal cibo che è posto sulla tavola, dall'illuminazione scarsa, dalla desolazione di questo interno. Quindi diciamo, noi stiamo attraversando una situazione di insicurezza economica, cioè molte persone vivono una profonda situazione di insicurezza economica non dissimile da quella che aveva caratterizzato appunto il passaggio dalla società tradizionale a quella industriale moderna. E qui diciamo così come allora il problema centrale è rappresentato dai mutamenti delle condizioni di riproduzione sociale, no? Cioè, anche oggi questo dovrebbe costituire diciamo, il framework, se così si può dire, entro il quale analizzare i processi in corso. Come tutti i cambiamenti epocali, anche quello attuale diciamo, comporta degli elementi di libertà, su cui per esempio si sofferma molto Massimo Pace nel suo libro Nuovi lavori, nuovo welfare, ma comporta anche una perdita di sicurezze sociali. Cioè anche il lavoratore della società tradizionale, l'artigiano, il contadino, si affrancava dai rapporti di dipendenza feudale, ma al tempo stesso però si trovava a confrontarsi con tutti i rischi creati dalla società industriale, la disoccupazione, la vecchiaia. Cioè il contadino povero poteva lavorare per tutta la sua vita, non faceva mai l'esperienza della disoccupazione per quanto povero potesse essere, questo appunto semplificando processi molto complessi. Anche oggi ci sono dei margini di libertà, ma ci sono anche delle situazioni di insicurezza sociale e soprattutto ci sono persone che sono in grado di trarre vantaggio da questi cambiamenti e persone invece che soccombono e che quindi in qualche modo vanno sorrette adeguando i sistemi di protezione sociale ai cambiamenti nelle condizioni di riproduzione. Allora, quali sono state le risposte principali a queste trasformazioni? Sono state tutte risposte che, come cercherò di mostrare, sono delle strategie, possiamo dire così, di evitamento poi del problema, che non vanno al cuore del problema. Le elenco prima rapidamente e poi ritorno su ciascuna di esse. La prima è l'enfasi sull'attivazione, no? Ho visto anche in uno dei PowerPoint che sono state presentati, diciamo, ricorreva spesso la parola empowerment, no? Cioè, quindi c'è molto questa accentuazione dell'idea che occorre diciamo, responsabilizzare i soggetti in una sorta di contratto. Dirò poi perché questo però presenta dei rischi e dei limiti. La seconda strategia è quella della
segregazione urbana e stigmatizzazione dei quartieri svantaggiati, cioè la reclusione di tutti i soggetti più problematici entro spazi urbani ristretti e l'attribuzione poi a questi spazi di una immagine, di un'etichetta negativa. La terza strategia è quella della penalizzazione, quella che oggi si chiama molto la penalizzazione della miseria, della povertà, no? Cioè la tendenza ad attribuire lo status di deviante, di potenziale delinquente ai poveri e agli immigrati, no? Cioè per cui tu sei, diciamo, considerato un soggetto pericoloso non per quello che fai, non perché commetti atti illeciti, ma per ciò che sei, cioè sulla base di una tua identità. Allora, entriamo un attimo più nel merito di questi tre punti che ho citato molto rapidamente. L'enfasi sull'attivazione, di cui fanno parte anche pure tutti i processi di individualizzazione, no, delle politiche, no? Cioè, che sono processi che di per sé non sono negativi, no? Certamente è opportuno, diciamo, adeguare i vari interventi alle diverse esigenze e alle diverse figure di povertà cui si va incontro. Ma diciamo, come giustamente nota Robert Castell, io tra l'altro sicuramente voi l'avrete incontrato nei vostri studi, ma io considero questo libricino di Castell, Insicurezza sociale, veramente una miniera. Ogni volta che lo riprendo in mano, per quanto piccolo, scopro degli aspetti nuovi e interessanti che questo autore mette in luce. Allora, come sottolinea giustamente Castell, diciamo, la deburocratizzazione dell'intervento non è di per sé negativa. Quello che però, diciamo, bisogna accogliere criticamente la logica contrattuale che è la base, diciamo, di questo tipo di politiche che appunto attribuiscono una grande enfasi all'attivazione, al contratto, no? Cioè tutte le cosiddette politiche sociali seconda generazione, no? Per esempio. Perché, diciamo, questo tipo di politiche presuppongono che i contraenti siano sullo stesso piano, il che non è, e soprattutto che tutti i soggetti abbiano in eguale misura le risorse per uscire da una condizione di povertà, il che non è. Vi dico molto brevemente, per inciso, abbiamo fatto io e la mia collega Dora Gambardello un'analisi comparativa degli interventi di contrasto alla povertà in 4 regioni italiane, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Campania, nel quadro di un progetto più generale, e ciò che emergeva era che proprio i sistemi in qualche modo più avanzati, per esempio quello emiliano, erano anche quelli più selettivi, cioè c'era la tendenza a investire maggiormente sui soggetti che garantivano un maggior successo dell'intervento, perché questo era considerato appunto un indicatore positivo, mentre invece è necessario dare a tutti i soggetti la possibilità di tentare di uscire dalla povertà, dando loro anche tutto il tempo necessario per riuscirci, perché appunto non tutti i soggetti hanno la stessa capacità di attivazione, anche per le cose che sono state dette prima, perché intervengono processi di demoralizzazione, di trasmissione intergenerazionale della povertà, che quindi, diciamo, non possono essere risolti nell'arco, a volte nel breve tempo. E tra l'altro agiscono poi anche, qui questo mi consente di andare al secondo punto, elementi di contesto che sono molto importanti. Come ha sottolineato il sociologo americano Wilson, c'è quello che lui chiama l'effetto di concentrazione. Lui dice: è diverso il fatto di essere povero in un quartiere in cui tutti gli altri sono, diciamo, poveri, ma magari lavorano, hanno un'occupazione, quindi in qualche modo hanno una possibilità comunque di uscita dalla povertà, si trovano solo in una fase transitoria della loro vita, una condizione di povertà, dall'essere poveri in un quartiere invece in cui tutti gli altri sono disoccupati. Quindi essere povero tra gli occupati è diverso che essere povero tra i disoccupati, perché io banalizzo molto, anche questo è un modello molto più complesso, perché cosa dice Wilson? Un ragazzo che nasce in un quartiere dove tutti i suoi vicini stanno in una situazione altrettanto di povertà e di disoccupazione avrà meno possibilità, per esempio, di imbattersi in modelli di ruolo positivi che sono fondamentali nel processo di socializzazione, ha meno possibilità di costruire delle reti che siano ricche di contatti utili, quindi di soggetti che per esempio possono fare da tramite nella ricerca di un lavoro, e quindi per quanto possa essere un ragazzo sano, con una famiglia, diciamo, non disgregata e avere tutte le risorse personali per uscire dalla povertà, avrà meno possibilità di successo perché è cresciuto in un contesto che gli offre meno possibilità di uscita dalla povertà. E qua vado subito appunto al secondo punto,
che è quello della segregazione urbana. Per questo, diciamo, ovviamente costituisce di per sé un fattore di svantaggio ulteriore il fatto poi di venire da quartieri che sono quartieri svantaggiati. Oltre ad essere svantaggiati, sono anche quartieri che hanno appiccicata l'etichetta di appunto quartieri in crisi, quartieri sensibili nella migliore delle ipotesi, oppure di polveriere, di camorra nella peggiore delle ipotesi, senza tener conto del fatto che spesso si tratta di quartieri con una composizione sociale molto variegata, in cui si tende a generalizzare i problemi che hanno a che fare con un rione, una parte ristretta del quartiere, si tende a diciamo estenderli all'intero quartiere. E quel che è più grave, spesso appunto su questo, in questi processi intervengono anche fattori di stigmatizzazione. Vi faccio solo due esempi tratti dal caso di Napoli, ampiamente noto a tutti, il quartiere Scampia, che è un quartiere della città di Napoli con un'elevatissima concentrazione di problemi sociali, di disoccupazione, anche con un forte radicamento della criminalità organizzata. E allora io nel corso degli anni ho riempito un'intera scatola di articoli di giornali che costituiscono degli esempi di criminalizzazione di questo quartiere. Per puro caso i due esempi che vi porto sono tratti dalla cronaca napoletana del quotidiano La Repubblica, ma diciamo in realtà la mia scatola attinge da vari quotidiani. Allora, il primo esempio è questo: cioè in un articolo del 14 ottobre 2006 c'era un bel titolo in cui c'era scritto: a Scampia salta per paura una fermata dell'autobus. Poi uno andava a leggere l'articolo e la storia era un'altra. In via Monterosa, che è una via di Scampia, centinaia di abitanti partecipano ad una petizione per denunciare che una fermata dell'autobus è stata soppressa dagli autisti della società che gestisce i trasporti, che lamentano di non avere spazio né segnaletica né controllo dei vigili contro i parcheggi selvaggi. Così è impossibile fare le soste. Quindi una civile protesta da parte degli abitanti che lamentavano il fatto che perché i vigili urbani non facevano il loro dovere, il pullman non poteva fermarsi, quindi lo dovevano accompagnare i bambini a una fermata successiva, diventa un motivo per dire che a Scampia c'è la paura e quindi gli autobus non si fermano alle fermate. Un altro esempio invece è questo, diciamo, era accaduto un esempio tratto dalla stampa di qualche anno fa. C'era stato un episodio gravissimo in una scuola napoletana, un ragazzino era stato rimproverato dall'insegnante, aveva preso il cellulare, aveva avvisato il padre, che era un boss locale della camorra, dicendo che appunto era stato oggetto di questo, che l'insegnante l'aveva rimproverato, e il padre aveva mandato una spedizione punitiva nella scuola. Il povero maestro insegnante era stato malmenato e mandato in ospedale. Quel che è più grave, nessuno diceva, non c'erano testimoni, cioè nessuno, neanche gli altri insegnanti e bidelli, dicevano di aver assistito alla scena. Quindi veramente un episodio gravissimo. Quindi a scuola lezione di omertà, il provveditore punirò chi ha nascosto la verità, e c'è poi una bella foto di Scampia con le vele in sottofondo. Ma questo episodio non era accaduto a Scampia, era accaduto in un altro quartiere di Napoli. E quindi un altro, diciamo, esempio di criminalizzazione, di stigmatizzazione del quartiere, che ripeto non è che è un quartiere che non abbia dei problemi, però interviene in maniera corretta attraverso questo tipo di rappresentazione del quartiere. Io includo in questo tipo di orientamento anche un libro molto famoso e tradotto in tante lingue come Gomorra di Saviano, che presenta come se fosse tutta la realtà di Scampia quella che è una realtà circoscritta ad una, diciamo, soltanto praticamente all'1% della popolazione, perché tanti sono gli abitanti delle vele, trascurando poi tutta la ricchezza di associazionismo di vario tipo, sia religioso che laico, che è presente nel quartiere. E questo mi consente appunto ancora un collegamento con il terzo punto, la terza, diciamo, strategia di evitamento, no? Cioè dell'affrontare realmente la questione sociale, che è quella dell'attribuzione dello status di deviante ai poveri e agli immigrati, che è una tendenza
su cui ha richiamato per prima l'attenzione uno studioso che si chiama Vacant, e io francamente quando all'inizio leggevo i suoi lavori sulla criminalizzazione, la penalizzazione della povertà, pensavo che fosse anche un po' esagerato, e invece poi ci siamo trovati di fronte a realtà che in qualche modo confermavano il suo tipo di analisi, e su questo per esempio ha scritto delle cose molto interessanti giurista e filosofo del diritto Luigi Ferraioli, che vede, diciamo, in questo processo di penalizzazione della povertà, ripeto, diciamo, di una, soggetti che sono perseguiti non perché compettono atti illeciti, ma solo il fatto di essere senza fissa dimora, degli immigrati clandestini, una, diciamo, violazione del principio di legalità. E diciamo, cito molto rapidamente una sentenza della Corte Costituzionale che chiunque vuole, se vuole, può scaricare da internet all'indirizzo che ho indicato, una sentenza del 1995 in cui vi dico molto sinteticamente, è molto interessante leggere tutta la sentenza, ma il tempo che ho avuto a disposizione sta per finire, quindi vi leggo solo questo estratto che avevo messo nella presentazione. La Corte Costituzionale coglie con preoccupata inquietudine l'affiorare di tendenze o anche soltanto tentazioni volte a nascondere la miseria, a considerare le persone in condizioni di povertà come pericolose e colpevoli, quasi in una sorta di recupero della mendicità quale devianza, secondo linee che il movimento codificatorio dei secoli XVIII e XIX stilizzò nelle tavole della legge penale, preoccupandosi nel contempo di adottare forme di prevenzione attraverso l'istituzione di stabilimenti di ricovero o ghetti per i mendicanti. Cioè, in questa sentenza la Corte Costituzionale distingue chiaramente tra la mendicità che nasce da una condizione di bisogno economico e che quindi, diciamo, non va perseguita in quanto questo sarebbe in contrasto appunto con gli articoli della Costituzione che diciamo sanciscono praticamente la, diciamo, il rispetto dei diritti civili e sociali delle persone, da invece la mendicità che implica anche però invece una azione, come dire, vessatoria, oppure per esempio implica anche, diciamo, la frode, che invece in quanto tale va perseguito. Infine, diciamo, quindi in questo senso ancora una volta ci troviamo di fronte a un problema sociale che viene affrontato non sul piano più adeguato, che è quello delle politiche sociali, ma invece ricorrendo appunto all'azione della magistratura. In questo senso la considero una strategia di evitamento del problema. E io vorrei concludere citando un verso di una poesia di un poeta polacco, Milosz, che dice: troppe poche le carceri per rinchiudervi tutti i poveri del mondo, appunto come risposta in qualche modo alla... come risposta, diciamo, alla... appunto a quanto ho detto prima, però siccome le carceri per rinchiudervi i poveri sono troppe poche, qualcuno ha pensato bene che forse si possono richiudere in un museo, e io, diciamo, mi sono imbattuta in questa notizia che ho tratto dal Corriere della Sera. Pare che appunto nei progetti urbanistici per l'Expo si prevede anche un museo sulla povertà, dove, come riportato dalla stampa, secondo il sindaco Letizia Moratti, tutti possono vedere cosa era la povertà. Quindi, diciamo, questo appunto come esempio di reificazione dei poveri, che tra poco ci troveremo rappresentati come tante statue delle cere.